Thank you In termine di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, militari della compagnia della guardia di finanza di Capua hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli che ha disposto l'applicazione di 11 misure cautelari personali, una custodia in carcere, tre divieti di dimora nella regione Campania e 7 obblighi di presentazione nei confronti dei componenti di un'associazione per delinquere operativa nello stoccaggio e vendita di sigarette di contrabbando con base a crispano e ramificazioni in diversi comuni della provincia campania. Sertana tra cui Marcianise e Santa Maria Capovetere. L'esecuzione dei provvedimenti cautelari costituisce l'epilogo dell'attività investigativa convenzionalmente denominata no smoking avviata nell'ottobre del 2017 e diretta dalla procura distrettuale che ha permesso l'individuazione di una consorteria criminale efficientemente strutturata il cui nucleo centrale a base familistica ha gestito l'approvvigionamento, lo smercio di sigarette di contrabbando destinate alle piazze di vendita prevalentemente della provincia di Caserta. In particolare le indagini hanno preso mosso da un primo sequestro operato dai finanzieri nei confronti di due soggetti Capuani, i quali erano soliti rifornirsi sul mercato napoletano, dalle successive investigazioni si è quindi riuscita a ricostruire l'intera filiera criminale, definendo puntualmente responsabilità e ruoli ascrivibili ai singoli indagati. Tutti appartenenti ad un'unica organizzazione autofinanziata che poteva contare su fornitori di fiducia e venditori al dettaglio fidelizzati e che si era dotata di diversi depositi di stoccaggio temporaneo e furgoni per le singole consegne. Durante l'indagine, le intercettazioni telefoniche ambientali e numerosissimi i servizi di appostamento e pedinamento, hanno consentito l'effettuazione di numerosi interventi repressivi, permettendo l'arresto di sei soggetti colti in fragranza di reato al momento delle consegne e di oltre una tonnellata e mezza di sigarette, nonché l'individuazione di tre locali adibiti a deposito di prossimità servente i luoghi di vendita al minuto. Sulla base del solido quadro indiziario così rappresentato hanno disposto l'arresto del capo dell'organizzazione, il divieto di dimora nelle regioni Campania per i figli dello stesso e per il fornitore abituale l'obbligo di presentazione per i venditori al dettaglio nonché il sequestro di tre automezzi e dei due immobili adibiti a deposito per lo stoccaggio delle sigarette di contrabbando. Da ultimo è stato anche accertato che ben 10 dei soggetti indagati sono risultati percettori di reddito di cittadinanza. Nei loro confronti e nei confronti dei familiari richiedenti l'emulamento l'emolumento assistenziale è scattata quindi la denuncia a piede libero per violazione del decreto legge 4/2019 con conseguente revoca immediata del beneficio. Nelle prime ore della mattinata, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 22 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di essere partecipi del Clan Sibillo, di aver più volte storto denaro ai titolari di pizzerie e negozi di generi alimentari delle zone di San Gaetano e dei Decumani di partecipazione ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti in quelle zone, infine di detenzione e portabusivo di armi da sparo. I reati sono stati commessi per agevolare le attività del clan Sibillo, articolazione satellite del sodalizio camorristico facente capo ad Edoardo Contini e ed dagli altri gruppi federati nell'alleanza di Secondigliano, particolarmente attivo nelle zone dei decumani e dei tribunali nonostante gli arresti nel tempo dei suoi capi storici. Le indagini hanno consentito di accertare che proprio i vertici del clan e la persona di Sibillo Pasquale, detenuto in carcere, hanno gestito il sodalizio inviando le direttive agli di uomini in libertà, utilizzando per i messaggi scritti i congiunti che si recavano ai colloqui. La stessa organizzazione, dedita al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, che ha operato giornalmente per buona parte del primo semestre del 2017, riconducibile ai membri della famiglia di Napolitano Giuseppe ed alcuni fornitori abituali esterni all'ambito familiare, ha operato per agevolare le attività del clan Sibillo, i cui membri in libertà più volte hanno tenuto i loro summit camorristici proprio presso l'abitazione del Napolitano, sede della piazza di spaccio. Il governo precedente, anche l'ultimo che ha reiterato come dire l'accordo, ha consumato un abominio perché ancora oggi a tanto si continua un'attività con la consapevolezza che si distrugge l'ambiente e si uccidono persone. Quindi qua non c'è da salvare come dire il diritto al lavoro, questo lavoro, perché questo lavoro come dire apparentemente tu ti stai salvaguardando il diritto al lavoro, ma ti stai uccidendo, perché a Taranto si ha la consapevolezza certa dal punto di vista scientifico che quell'azienda ha distrutto tantissime vite umane è la battaglia che noi facemmo per i e dei rabbagnoli. Allora io credo che oggi la cosa sensata è quella che si chiude di così com'è, non si perde un posto di lavoro e lo si impiega per le bonifiche e la riconversione industriale. Ma stiamo nel 2019, cioè si può pensare che l'industria è in grado di produrre senza far uccidere persone di cancro, bambini di cancro, donne e uomini di cancro, per, per costringerli a decidere, quella povera gente dice sì, però io perdo il lavoro, allora preferisco lavorare e morire, c'è cioè, una tragedia, è una tragedia. Quindi io sto con il lavoratore chiaramente che difende l'IVA perché lui la difende sotto il gatto. Lui difende il posto di lavoro perché sa che se perde il posto di lavoro è in mezzo alla strada e muore lo stesso. È un paese che uccide i suoi figli, uccide i suoi concittadini, i suoi connazionali, i suoi abitanti. È veramente una pagina indegna. Vediamo se si ha il coraggio. Questo è un governo dove dentro sono i 5 Stelle che hanno tradito su Taranto. Io me le ricordo le loro battaglie, le battaglie su basta questa Ilva, basta questo modo di produrre. Allora si abbia il coraggio, si abbia il coraggio di svoltare definitivamente pagina si chiude questo mostro che produce morte si riconverte l'azienda per produrre materiale di altissima qualità che è in grado come dire di far funzionare il mondo in uno sviluppo progressivo che non distrugge ambiente e più umani si impegnano subito per le bonifere anzi secondo me si assumono proprio più gente perché talmente che hanno inquinato che lasciano proprio più gente dei lavoratori attualmente che producono qualcosa come dire, con quei fumi che distruggono. Quindi io non sono per i compromessi, non sono per gli scudi penali, è comunque anche un paese allo sbando, dobbiamo dire, mi aggancia la Whirlpool, cioè dove c'è un'assenza totale di autorevolezza di questo governo. Qua si firmano accordi che poi le aziende eh, Taranto da una parte, Whirlpool dall'altra non rispettano. E allora scusatemi, ma se uno non rispetta un accordo col governo della Repubblica italiana, la domanda viene semplice, se accade una volta, accade due volte, accade tre volte, dobbiamo dire che questi governi, questo paese ha perso qualsiasi forma di autorevolezza, allora è inutile urlare come fanno alcuni ministri per prendersi il consenso del momento e fare un po' di propaganda social, questo è il momento del diritto, delle istituzioni, dell'amministrazione, della politica, dell'economia, cioè questi governi si devono far rispettare, si devono far rispettare e per la vertenza Whirlpool devono dire voi se non rispettate l'accordo avete chiuso l'Italia, avete chiuso l'Italia, c'è cioè una multinazionale non gradita il nostro paese perché sono in grado di rispettare il governo gli accordi i lavoratori vuol dire che un'azienda che non merita il rispetto di un paese come l'Italia che è la settima eh, nazione industrializzata al mondo